Bentrovati amici telespettatori, oggi abbiamo l'onore e il piacere di ospitare sul nostro palco chef Raffaele Boccia della pizzeria Nanninella di Poggiomarino. Ben arrivato Raffaele. Grazie. Ben arrivato anche al tuo collaboratore. Sì, Gaetano. Gaetano. Benissimo, allora Raffaele, presentati alla telecamera e raccontaci un pochettino cosa fai a Poggiomarino. Sì. Come mai ti ostini a restare a Poggiomarino con la tua bellissima impresa? Sì, allora in pratica mi presento, mi chiamo Raffaele Boccia, sono un poggiomarinese doc e lì proprio nel mio paese 4 anni fa ho aperto la mia prima pizzeria che forse spero in tanti conosciate. Anche perché tu fai un ottimo uso dei social, hai una bellissima pagina Instagram molto attiva, anche molto attiva, su dove, Facebook. Sì, dove comunque cerco di far vedere ai clienti tutto ciò che propongo, che faccio, che seleziono, affinché possa essere un input a poter comunque venire nella mia cittadina. La Infatti, pizzeria si detto... chiama Nanninella, in onore di mia nonna. E come ben saprai è tutta una dedica alla mia famiglia e all'impresa che da 85 anni portiamo avanti, sempre attivi sì, nella panificazione e nel ramo appunto dell'arte bianca. Ci siamo sempre distinti per la nostra selezione di prodotti di qualità. Come ben sai, ecco, tu hai questo scopo di voler scrivere una pagina importante, del importante mio paese, sì. della storia di Poggiomarino. Sì. E io ti faccio i complimenti perché tu sei un ragazzo molto capace, molto Grazie. Testardo, molto, perché molto, molto. Ti sei messo in testa di Beh, voler... Di proposte eccellenti ce ne sono state, anche di poter aprire pizzerie importanti in città, campane e fuori dalla Campania importanti. Però lo scopo è sempre quello, dare valore al proprio territorio. Sarebbe stato troppo semplice poter generare un nome, poter creare un nome partendo da una grande città. Lo scopo è quello di valorizzare, di far crescere il proprio territorio un passo alla volta, come diceva Gandhi. Ci basta. Complimenti. Quindi... Raffaele, cominciamo a parlare delle specialità che oggi hai portato qui in degustazione. Sì. E siamo curiosissimi perché c'è una varietà di materie prime importanti. Molto importanti. Esatto. Perché come ecco ben presente dai social, ogni giorno mi vedete all'opera con qualcosa di diverso. A partire dalla selezione dei formaggi, ho girato più di 52 caseifici in tutta la Campania perché molto appassionato di latticini. Diciamo che il mio ingrediente preferito, tutto ciò che è a base di latte, fermentato e stagionato, è per Raffaele Boccia. Infatti non ultimo alla rassegna delle sì, giacche bianche che mi ha dato il piacere e l'onore di poter partecipare. Hai e presentato la una pizza particolare, una quattro formaggi. Non chiamatela quattro formaggi. In quattro consistenze. Sì, allora molto... quattro formaggi differenti, in quattro consistenze differenti e in abbinamento una sferificazione di vino, dove ad ogni morso, ad ogni fetta, doveva essere ingerito questa sferificazione o di aglianico, o di catalanesca o di Gragnano. Insomma, quindi, una ricerca molto, sì, molto spasmodica. Molto, molto allora, spasmodica. La prima pizza che andiamo a realizzare per far sognare i nostri amici telespettatori. Allora, partiamo con un classico, ma classico non è. In pratica abbiamo rivisitato il classico ragù alla bolognese, però l'ho fatto a modo mio con un ragù di cinghiale. Quindi proporremo la cinghialotta con questa base di ragù di cinghiale, provo l'affumicata e in uscita scaglie di parmigiano, 24 mesi di stagionatura, pezzata rossa. Benissimo, cominciamo con la stesura appunto del panetto, che già questo è il primo gesto a cui prestiamo particolare attenzione. Ogni pizzaiolo ha la sua tecnica, la sua mano nella stesura della pizza, c'è chi la schiaffeggia, chi la tamburella. Vediamo Raffaele Boccia come si comporta con questo impasto. Mi racconti come l'hai realizzato? Sì, in pratica questo è un impasto di 48 ore di lievitazione
con un giorno intero di autolisi che mi permette di poter idratare al meglio il mio impasto. E con l'immissione questa volta ti ho fatto una piccola sorpresa, ho portato un impasto con una pasta di riporto di 5 giorni, quindi senza nessun tipo di agente lievitante, ma soltanto pasta di riporto, che mi dà comunque un bouquet aromatico molto ma molto intenso. Infatti, come ben sai, sono sempre alla ricerca di, non di una perfezione, ma cerco sempre di migliorarle le mie ricette. E non come ultimo, sto studiando a livello chimico tutte le famiglie dei gram, che mi vanno in pratica ad evidenziare le specie e le sottospecie dei lactobacilli, eterococchi, monococchi, che vanno a comporre la mia mamma pasta. Mia, che quindi, paroloni! Sì, se vogliamo parlare di paroloni, oggi è nel comune linguaggio di noi pizzaioli, no, ed è anche la fortuna di questo settore. Però questo non che deve. Finalmente c'è cultura. Sì, esatto. E però l'utente questo finale non deve essere un, diciamo, un vestito che non fa il monaco. Perché è bello crogiolarsi sui paroloni, poi effettivamente dobbiamo, sapere cosa si fa. No, dobbiamo rispettare la materia prima, che è la farina, che in pratica io faccio un mix di farine, di mie farine, dove vado a scegliere la percentuale di proteine che voglio, il tipo di in pratica raffinazione che voglio, e quindi le vado a mixare per dare forma ad un impasto mio. Ecco, dobbiamo evidenziare l'artigianalità del nostro mestiere, che è una cosa importantissima da non trascurare. Assolutamente. Ok, allora vediamo questa cinghialotta. Sì. Questo ragù l'hai preparato personalmente? Sì, assolutamente sì. Non c'è mai, allora, l'ausilio di creme pronte? Assolutamente. Un'attenzione assolutamente alla materia prima? Ma i clienti lo vedono quotidianamente sui social, poiché ogni preparazione è messa lì, in evidenza. Proprio per, anche per esempio l'altra volta feci una sorta di propaganda del mio panzarotto, il mio croquet, dove dicevo con l'hashtag il croquet si fa con le patate. Eh certo. Non si dovrebbe fare con la fecola. Certo, esatto. Quindi concretamente ai miei clienti cerco sempre di far vedere la differenza, perché le differenze si notano e ci sono. Ma poi la leggerezza del tuo impasto, davvero. Sì. Allora io ci tengo particolarmente, perché a parte la selezione, l'altissima selezione dei prodotti, ma quello che deve essere fondamentale è il topping, è l'impasto col topping. Perché se faccio comunque, se metto in atto un topping eccellente, però l'impasto non mi aiuta, sto a metà dell'opera. Certo, come si dice, bene ma non benissimo. Esatto. Ok. Quindi la condisci completamente? Sì. È una pizza già ricca nel condimento. Non metto olio, perché niente già c'è all'interno. Olio. Stiamo utilizzando un olio del Cilento, precisamente di Casalvelino. In pratica è un olio che è di qualità Monzo, che ho trovato quest'estate, che ero in vacanza ad Acciaroli. Mm-hmm. E in pratica abbiamo fatto un giro. Eccola ed qua. Eccola che entra in forno questa bellissima cinghialotta profumatissima. E adesso dobbiamo solo attendere che si compia la magia di questa cottura all'interno del forno. Senti Raffaele, un altro punto importante all'interno della vostra, scusatemi, le spalle, ovviamente, pizzeria e anche la proposta di fritti. Sì, in pratica ci tengo particolarmente alla proposta dei fritti, perché come tradizione partenopea il fritto è riconosciuto in tutto il mondo. Noi lo rivisitiamo completamente, dove in pratica abbiamo creato il nostro cavallo di battaglia, che in pratica è una frittatina di pasta e patate con sopra una fonduta di provola. Ma lo sai che cos'è? Che il cliente torna sempre sul classico, questo è indiscutibile e va benissimo, però ogni tanto, quando vuole, diciamo, sentirsi importante, perché è un momento per sentirsi importante, anche diversi, mi aiuta tanto per poter portare pure un po' di novità, mi aiuta nel poter proporre tutto ciò che entra in questa mia testolina. Ebbè, mi sembra anche giusto. Allora, una cosa spettacolare è che voglio far notare ai clienti, quando, perché io sono un fautore della in pratica io ho un forno a gas da me, GPL.
che la combustione, come disse anche nell'evento delle giacche bianche il maestro Franco Pepe, voglio capire le esatte parole che furono dette, voglio capire come fa un prodotto di 60-90 secondi a prendere l'aroma della legna. Ed è vero, è impossibile. Stiamo parlando di un prodotto da forno, quale il pane, che comunque cuoce 20 minuti, già lì siamo su un'altra base. Questa ad esempio, che ha veramente toccata e fuga ad, in un forno. Ad esempio, posso procedere al allora, taglio? Aspetta, sì. Intanto inquadriamola in tutto il suo splendore, sì, questa cinghialotta bellissima, completiamola con una fogliolina di basilico. Sì. Ed eccola, inquadrata con gli ingredienti che la compongono, ragù di cinghiale, provola e parmigiano 24 mesi. Sì. Complimenti. Grazie. E cosa volevi? L'odore. Bellissimo, l'odore è da svenire. In pratica, sì. In pratica volevo aprire il cornicione per far capire anche di cosa parliamo. Già con un'inquadratura riusciamo a far percepire la bellezza e la leggerezza di questo impasto. Sì. Molto ben alveolato. Sì, è una caratteristica importante. E vi garantisco importante. Di una leggerezza e di un sapore unico. Io ti faccio i miei complimenti, Raffaele. Grazie. Perché più volte ho avuto modo di assaggiare la tua pizza, i tuoi fritti. E sono lieta di poter presentare i tuoi prodotti e la tua azienda. Sì. Allora, passiamo, quest'altra che sarà? Sì, in pratica adesso proporremo un'altra pizza che di una delle mie preferite, in pratica dedica all'antico vinaio. Sì, un piccolo aneddoto. Sì, l'antico vinaio sta in pratica a Firenze, come ben si sa. E io in quei giorni mangiavo sempre la classica schiacciata calda con questa crema al tartufo, porchetta e pecorino di manciano. Da questo punto di vista ho preferito, ecco, fargli proprio una dedica di questa mia schiacciata che mangiavo quotidianamente perché mi piaceva tantissimo il contrasto di sapori. Noi in pratica abbiamo creato questa crema al tartufo molto delicata che andremo a mettere un po' sui cornicioni in modo da condire anche il cornicione e nel mezzo. Quindi sarà una pizza con cornicione ribaltato? No. Ah, così stessa. In pratica così che il condimento possa arrivare anche sul cornicione. Accipicchia, che profumo questa crema. Sì. Profumata ma delicata. Molto, perché devi capire che comunque il tartufo è bello pesante come esatto, sapore. Esatto, molto invadente, sì. Non a tutti piace. E quindi non deve dosato nel giusto modo. Sì, prendi la pala, Gaetano, per piacere. E quindi con un'aggiunta di porchetta. Con questa crema al tartufo. Quindi solo due elementi. E l'accompagniamo nel forno. Sì, io la mozzarella la metto sulla pala. Ah, ok, prima proprio dell'immissione nel sì, forno. Sì, in modo da non renderla troppo pesante, avendo comunque un'altissima idratazione il mio impasto, che mi permette proprio, ecco, come avevo detto prima, l'autolisi che faccio nelle prime 24 ore. Senti, ma tu per fare questo impasto utilizzi un'impastatrice a forcella, spirale, una braccia tuffanti? Che tipologia di impastatrice? No, uso una impastatrice a spirale in pratica. A spirale? Sì, dove avendo l'opportunità di poter impastare in grandi quantità nel panificio di famiglia, avendo due impastatrici enormi, mi è possibile. Sì. Senti, ma proponi delle celle di lievitazione particolari che mi permettono di poter un attimino giostrarsi, sì, giostrarti esatto. Con i tempi. Esatto. Proponi solo un tipo di impasto alla tua clientela o ti piace giocare con impasti? Assolutamente no. Già l'impasto che utilizzo è una farina di tipo zero. Ogni giovedì avremo avremo degli impasti particolari. Quali? L'ultimo che arriverà è uno con farina di carota, un altro con farina di castagne, farina di ceci, farina di canapa, 100% canapa senza glutine. Molto bene, molto interessante, tante proposte. Sì, l'altra volta un aneddoto che mi piacque tanto
In pratica un mio caro amico mi definì il Martucci dei poveri. Ah, che bello. Ma Francesco Martucci è sì. Un grandissimo pizzaiolo che appunto opera su Caserta sì. E veramente fa faville nella sua pizzeria. D'altronde, se non sbaglio, tu proprio hai dedicato una pizza al grande sì, Francesco Martucci nello scorso menù nell'autunno, autunnale. Sì, nell'autunno scorso. Quindi è anche sempre bello omaggiare i maestri, allora, i riferimenti. Se vedi, tutta quella crema tartufata sul cornicione mi è servita per dare comunque pure colore e bellezza della presenza. Però non è finita qua, Maria. Non è finita. No, assolutamente. Che cosa stiamo... Questa in pratica è una crema di pecorino di Manciano che mi è stata portata dal mio caro fornitore, che mi accontenta sempre per le mie continue esigenze. Che ricercatezza, mamma mia! Questa è una crema di pecorino di Manciano fatta ecco a crema, dove andremo a dare quello sprint di sapidità sì. Ad ogni morso. E quindi... lo lasci così? Sì. Il cliente lo lascia così sulla pizza o lo no, spava? No, il cliente in pratica deve tagliare la sua lo pizza spicchio? E la mangia, perché okay. Questa, essendo molto sapida, in pratica favorisce la salivazione e si pulisce la bocca. Bellissimo. Sì. Allora, parliamo degli ingredienti di questa bellissima pizza che, ricordiamola, si chiama... Dedica all'antico vinaio. Dedica all'antico vinaio. Gli ingredienti sono la crema al tartufo delicata, porchetta di ariccia, fior di latte, crema di pecorino di Manciano. Sì, in pratica qua abbiamo fatto una particolare mondatura e affinatura in sale grosso di Puglia con un'affumicatura particolare in foglie di fragno. Quindi ha un sentore, un aroma veramente pazzesco. Poi abbiamo utilizzato un tipo di capocollo di un maiale locale che tra poco vi farò vedere, dove la suddetta drafilatura del grasso mi dà un sapore esagerato. Bene, molto interessante. Il blu di pecora c'è sempre stato portato. Il blu di pecora non ha bisogno di particolari presentazioni, sì. Perché la particolarità è uno spettacolo. Sì. Già di suo. L'azienda che utilizziamo è la Malvizza, un'ottima azienda. Complimenti, Raffaele. E quindi questa, diciamo, è la capo blu che adesso sì. Vediamo realizzare. Questo è il nostro pesto di noci, non so se si riesce a vedere. Pesto di noci. Sì. Bello denso. Sì. Corposo, sempre fatto da voi. Sì, questo è sempre fatto da noi. La particolarità è che sono noci prima cotte. Quindi un po' tostate. No, ho la possibilità, avendo un fornetto particolare, di tostarle a 95 gradi, poi a 80 e poi le passo a 70, in modo che in pratica mi dà quel sapore che cerco. Ottimo. Sono dei processi abbastanza lunghi. Ricercati. Sì, però mi permettono di dare sempre un prodotto non uguale agli altri. Sì. Di essere sempre un pochettino unico. Nanninella e nanninella. D'altronde, se ambisci ad essere un elemento di spicco nella tua cittadina, nel tuo paese, e fare la storia, visto che Poggiomarino di storia ne ha molta, e parecchi non conoscono. Purtroppo parecchi non nei conoscono. Primi anni 2000 si sono stati trovati dei reperti storici dell'era del bronzo, dove Poggiomarino stesso in pratica sono stati trovati questi reperti delle palafitte di legno dove vivevano questa popolazione chiamata dei Sarrasti insieme a una popolazione della Valle del Sarno. Si suppone che siano stati i primi a poter creare Pompei dopo un'alluvione. La cosa particolare è che il parco è stato completamente chiuso e rimesso in sesto, quindi a breve aprirà e sarà un bel reperto archeologico da poter venire a visitare. Un vanto da poter annoverare sì. Nella propria località.
Quindi ricordiamo a Poggiomarino attualmente dove vi trovate, Nanninella dove risiede? Allora, adesso attualmente in via Vittorio Emanuele, al numero civico 221. Ok. Nella nuova sede saremo in piazza Marconi al numero 1-3. Benissimo, quindi piazza Marconi, cominciate a segnare questo indirizzo perché sarà possibile anche parcheggiare facilmente, Raffaele? Sì, in pratica di fianco ci sarà un parcheggio di oltre 600 posti auto. Ah, e allora stai custodito. A posto. Custodito, sì. 400 metri quadri di struttura, 600 posti auto. Custodito. Benissimo, allora abbiamo risolto sempre, ogni problema. Hai detto, come puoi vedere. Che incanto, mamma mia. Questa pizza parla, parla. Quindi ricordiamo blu di pecora. Quindi abbiamo fuso al forno. Sì, mozzarella. E poi in uscita andiamo ad aggiungere questo capocollo. Il capocollo speciale che ti ha preparato la premiata macelleria Balzano. Quindi capo blu in completamento con pesto di noci, blu di pecora, capocollo della premiata macelleria Balzano. Pochissimi elementi, ma in perfetto equilibrio tra loro per un'esplosione di gusto. Ricordiamo gli orari, più che gli orari, i giorni di chiusura della vostra. Sì, saranno struttura. I giorni di chiusura sono il lunedì. Il lunedì. Sì. E poi la domenica aperti. A pranzo. Ecco, siete aperti sempre. Sì, per adesso a pranzo stiamo aprendo solo su prenotazione. Perché diciamo che con i lavori mi sto dedicando un pochettino. C'è parecchio anche da fare, Raffaele. Sì, sì. Il pesto di broccolo è un broccolo aprilatico, sicuramente lo conoscerete tutti, certo. Di Paternopoli, un presidio Slow Food. Lo andiamo in pratica a mixare. Ti dico pure come, perché alla fine si sente dentro. In pratica con latte di provola, quando tagliamo la provola ed esce il latte. Per evitare l'aggiunta sempre di troppi grassi, andiamo a mettere un po' di latte di provola. Eh sì, dà sapore. Sì. E recuperiamo anche la cucina del recupero. Sì, sì. Senti, un altro accenno ai tuoi fritti. I tuoi fritti d'autore. Sì. Allora, in pratica i fritti che facciamo sono in continua evoluzione. Sì, questo defilé di frittatine simpatiche, accattivanti che proponi, ci sono anche gli arancini. Sì, e se ricordi bene l'ultima volta li facemmo qua. In come pratica l'arancino che propongo è un arancino senza pastellatura né panatura. Si utilizza un olio un po' leggermente più caldo che mi va a fare una crosta nel riso utilizzato e li compatto e li friggo al momento. È una bella. E questa sarà un'ottima, anzi fondamentale, ingrediente per i celiaci. I nostri amici celiaci. Mi raccontavi di questo panificio di famiglia. Sì, il panificio. La storia di Nanninella 85 anni fa. Dal padre di mio nonno, nonno Natale. Poi è venuto mio nonno Umberto, poi i miei zii con mia mamma, mio zio Natale, mio zio Biagio e mia mamma Lorenza. In pratica poi ci sono io sono nato da sempre ma cresciuto da poco. Mi definisco così perché io ho preso comunque un'altra strada, avevo deciso di studiare. Raccontiamo che appunto sì. Raffaele è un quasi avvocato che però sì. Ha avuto, come si dice, la vocazione, la chiamata da pizzaiolo. Ho deciso di intraprendere quella che è la strada dei sogni. Esatto. Quindi hai seguito il cuore. Sì. Benissimo, allora, come si può ben sempre vedere, abbiamo sempre un ottimo cornicione pronunciato però è vuoto. Infatti dopo semmai lo apriamo, certo, in modo che facciamo anche delle fettine. Giusto per verificarne al taglio, mamma mia, anche da questa parte. Aspetta, guarda, ruota un poco, si sente proprio leggero nelle mani. Leggerissimo. Complimenti. E questa va completata? Sì, in pratica adesso la taglio e vi faccio vedere come la servo io nella mia pizzeria. Ah, ha una modalità di servizio particolare. Sì, sì.
e staremo a vedere. La contadina, sì, di casa Naninella. In pratica mettiamo questa ricotta di pecora delicata, molto delicata, mantecata, in pratica è setacciata 5 volte affinché possa diventare questa crema. Mamma mia. Sì. Il guanciale di cui vi parlavo mettiamo sul cornicione, così suda. E le parole mancano. Le parole mancano di fronte a tanta bellezza. Una bella sgranellata di nocciole del mio paese, perché devi pensare che appoggiamo tra noci e nocciole, siamo belli pieni pieni. Ah, però. E finiamo con un pochino selezionato apposta, leggermente salato, che ci dà un po' di altezza alla pizza. Sì. E ci va a spezzare la troppa dolcezza della ricotta. Bellissima. Allora, questa è la pizza contadina con pesto di broccolo aprilatico, fior di latte, guanciale, ciuffi di ricotta, nocciole sgranellate, pachino siciliano essiccato. Veramente un bellissimo prodotto. Raffaele, io non ho parole per ringraziarti per questo tuo intervento, per questo tuo pizza show qui. Grazie sul nostro palco chef. Ti faccio i miei migliori auguri per la tua impresa, per questa bellissima apertura che ci sarà ad inizio anno a Poggio Marino. Quindi andiamo a trovare Raffaele Boccia e la sua famiglia, Pizzeria Naninella. Saremo ben lieti di accogliere tutti come sempre col nostro sorriso e con la nostra professionalità, sempre pronti a metterci in completa e assoluta disposizione col cliente. E per qualsiasi cosa ci trovate sui social, Facebook, Instagram, qualsiasi consiglio anche per pizze fatte in casa a disposizione. Raffaele, come ti possono seguire i nostri amici? Naninella Pizzeria su Instagram e Naninella su Facebook. Benissimo, ancora grazie per l'aiuto e per essere stato qui oggi con noi. Sì. Raffaele, i miei migliori complimenti. Grazie mille. Grazie a tutti voi che avete seguito un'altra puntata di Palco Chef e arrivederci alla prossima. Grazie.